Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Sam's Travel Vlog in questo nuovo vlog da Budapest. Siamo al giorno numero 3, oggi andiamo a fare un po' di sightseeing della città. Il programma prevede Castello di Buda, Bastione dei Pescatori, Chiesa di San Mattia. Oggi facciamo i turisti potenti, adesso sto aspettando che Corinne si prepari perché ovviamente è sempre in ritardo. Poi direi che possiamo partire ancora una volta alla scoperta di questa meravigliosa città. Benissimo, in qualche modo lei è riuscita a prepararsi. Adesso pullman numero 178, ce ne andiamo al Castello di Buda. Ragazzi, fa un freddo della Madonna, ci sono 0 gradi. Là in fondo, ragazzi, dove eravamo ieri. Oggi un'altra collina di Budapest per vedere la città dall'alto. Ovviamente ragazzi, veniamo noi a Budapest, quindi ristrutturazioni, che bello! Quello che avete appena visto, ragazzi, era il cambio della guardia e questo è Sandor Palace, la residenza ufficiale del presidente dell'Ungheria.
ragazzi, guardate, abbiamo trovato il ristorante di Jamie Oliver, che è un cuoco americano, che tra l'altro trovo curioso che un cuoco americano faccia un ristorante italiano a Budapest. Non so quanto sia italiano. Ok ragazzi, adesso stiamo tornando indietro per andare a pranzo, visto che è l'una. Niente ragazzi, ci siamo fermati per pranzo in questo self-service vicino al castello. Io vado di pesce, che deve essere platessa o qualcosa. Corinne va di goulash, com'è il goulash? Buono. Meno male. Pranzato, Var Café sulla collina di Budapest. Approvato, giusto? Giusto. Bene. Appena rischiato di essere investita, gli hanno suonato, guardate di merda, di fronte a un botto di persone. Sei imbarazzata? Abbastanza. Che è stato? Chiesa di Mattia, molto molto bella ragazzi, costa 1800 fiorini, che sono circa 4-5 euro, però se dite che siete studenti, se siete ovviamente giovani, come ho fatto io, diventa 1200 fiorini, quindi circa 3-4 euro, qualcosina di meno, e non mi hanno chiesto neanche nessuna carta studenti, nessun documento. Però entrateci perché è veramente molto bella. Mentre adesso invece andiamo qui in parte alla chiesa. Come vedete, questo qua dietro è il Fisherman Bastion, il bastione dei pescatori, dove si ha una vista spettacolare su Budapest. Thank you.
questo, ragazzi, era il Fisherman's Bastion, il bastione dei pescatori. Avete visto una vista assolutamente spettacolare su Budapest. Allora, volevo fare un vlog un pochino più lungo, ma onestamente poi dovrò editarlo ovviamente, ma penso che il materiale sia parecchio, quindi io direi che per ora il video si conclude qui. La nostra giornata a Budapest ovviamente continua, noi andiamo a visitare altre cose che però vi porterò nel prossimo video su questa città meravigliosa. Io vi ringrazio come sempre di tutto il supporto che date a me e al canale. Ricordatevi di lasciare un like, di iscrivervi al canale ovviamente, di commentare e di condividere il video per farlo vedere anche ai vostri amici. Io vi ringrazio di nuovo e ci vediamo come sempre settimana prossima con un nuovo video qui su Sam's Travel Vlog. Da Budapest è tutto, ciao ragazzi! Spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche premendo sulla campanella qui sotto. Seguite Sam's Travel Vlog anche su Facebook, Instagram, Twitter e sul nuovo canale Telegram per restare sempre aggiornati sulle novità del canale. Per il resto, se vi va, potete seguire anche me ai miei profili personali. È tutto completamente a vostro rischio, trovate gli ad qui a lato e tutti i link in descrizione.